Eccomi qui, nonostante un momento di defiance personale, ce l'ho fatta, mi sono ripreso, forse non in maniera sufficientemente arzilla come sempre, però sono contento di trovarmi qui. Allora salutiamo tutto il piccolo resto d'Italia da Cerro Veronese con un bel applauso, come abbiamo fatto in tutti gli altri incontri. Con gioia vedo che siamo numerosi. Ecco, nonostante abbiamo pregato che non piovesse, non sta piovendo. Possiamo metterci seduti. E iniziamo la nostra riflessione. Ecco, io sembro vestito come se fossi a 2000 metri di altitudine, con il freddo quello polare. Allora, voglio innanzitutto tranquillizzare, ho avuto un mancamento, probabilmente dovuto a tre possibili ragioni. L'ultima è quella che secondo me conta più di tutte. La prima ragione potrebbe essere i ritmi di questo periodo, è dal 1º settembre che io sono in giro, non sto facendo una gita, non è una gita quella che sto facendo per godermi gli hotel a 4 stelle, per provare come si dice, le gastronomie regionali, è invece un ritmo del tutto proibitivo. Perché accanto a quello che vedete poi c'è tutta l'opera di coordinamento del progetto e naturalmente anche le dirette che io cerco di assicurare e chi mi accompagna sa che si arriva a talora, poniamo alle 20:35, 20:40 per prendere la camera d'albergo e loro prendono le camere d'albergo, io possibilmente salto la cena oppure prendo velocemente un toast perché alle 21:15 poi magari c'è la preghiera di liberazione lunedì o il martedì sera c'è la preghiera oppure c'è il rosario. Naturalmente questo incide sul fisico. Ecco, e quindi poi c'è stato quello. Forse però il secondo motivo è il cambiamento di temperatura, cioè praticamente ieri mattina c'erano 9 gradi a dove mi trovavo io e quindi dai 25, 28, improvvisamente passare così, magari ho avuto. Ma il vero problema è che oggi, diciamo, nella tarda mattinata, ho ricevuto una telefonata killer di una persona del Veneto che non si è voluta, diciamo, come dire, non vuole che io dica chi sì, chi è, ma non so se fidarmi fino in fondo, ma metteva in luce gravi difficoltà in Veneto, circa il piccolo resto, dicendo purtroppo devo dire che è vero perché ho avuto problemi di questo tipo in altre regioni. Adesso spiegherò che parte un veleno molto pesante circa la credibilità del sottoscritto. Quel che è peggio riguarda l'aspetto economico. Praticamente io vengo a prendervi in giro. Vengo a fare soldi, non si capisce bene però perché cosa, no? Vorrei capire cosa io potrei farmene dei soldi. Vabbè, li metto da parte, non vi preoccupate, continuerò a ingannarvi. Ed è bene che non aiutiate più Don Minutella come prima, perché non si sa mai. Oppure quello che mi è stato detto, ancora peggio, e lui parlava a questa persona in terza persona riguardo a me, riferendomi quel che viene detto, e mi ha detto: viene detto da persone alle vicine. Io trovo provvidenziale che sia accaduto oggi tutto questo. Lo trovo provvidenziale nel senso che credo in un attacco del diavolo perché è arrabbiato Satana nel vedere quello che sta succedendo in giro per l'Italia. Il piccolo resto non è più piccolo resto, è una grande realtà ormai. Ma lo trovo provvidenziale perché io così posso dirvelo anche se non sto particolarmente bene, perché dopo che io ho perso l'abito e rischio la vita, sentirmi dire che io vado in giro per farmi i soldi lo trovo disonesto come gesto, è una cosa infame. E purtroppo può succedere che siano persone insospettabili. E più sono insospettabili, e più il veleno è, non so come dire, mortale. Perché se una persona è esterna, ma se una persona è una o più persone interne, e San Paolo dice il peccato della mormorazione, parlar male, gettare i sospetti, è opera del diavolo. Come lo può fermare Don Minutella? Il diavolo non l'ha fermato con le botte, con le batoste.
con le condanne, con la scomuniche, con la togliergli l'abito, come può fermarlo? Ma naturalmente gettando il sospetto è una buona opera, soprattutto da chi mi bacia la mano, da chi poi davanti agli altri dice che io sono il miglior sacerdote del mondo, però non lo so se poi i soldi. No, ma non è lui, sono i collaboratori. Don Minutella è vittima dei suoi collaboratori, che sarebbero queste suorine qui, o Toni che m'accompagna. Questi sono, io sono vittima di queste persone. Voi tutti spero capiate quale razza di insidia si presenta. Allora, quando ci sono queste insidie, è evidente che un progetto non può andare avanti. La Madonna può guardare altrove. Forse ha permesso oggi questa telefonata killer perché il diavolo ci studia, sa dove noi siamo, come si dice, vulnerabili. E io su questo lo sono molto. Ho seriamente pensato di non salire oggi e di tornarmene a casa, perché quando poi ho percepito in giro per l'Italia, devo dirvi la verità, particolarmente da chi mi sta più vicino, questo sospetto, voi capite molto bene che è un prete che vive di valori, che sta dando la vita, che è pronto a morire per l'ideale e si vede raggiunto da queste, diciamo, calunnie. Da questa diffamazione un po' è lì che veramente poi uno un po' si abbatte, no? Vorrei dire a tutti voi che se ce ne fosse bisogno, io non ho altro interesse che condurvi nella sana dottrina, come dire, sacrificando me stesso. Voi tutti non potete capire, ma i confratelli che stanno confessandosi, si ascoltano. Io sono già morto, sono in vita perché Dio lo permette, ma vedermi strappato l'abito senza aver fatto nulla di male era una morte. Qualcuno mi chiede: no, ma hai visto in questi giorni che risposta c'è del popoliano in giro per l'Italia? Beh, c'è chi si stupisce, io pure mi stupisco, però poi penso e dico: ma il chicco di grano è morto. È marcito il chicco di grano. Il chicco di grano vi sta parlando. E come si potrebbe pensare, in una sorta di equazione illogica, che io sia stato disposto a perdere l'abito, e chi mi conosce bene sa quanto io non faccio, ma sono sacerdote, per poi farmi un gruzzolo di denaro. No, vi assicuro, io non vado in giro per quello, non ho alcun interesse, i miei collaboratori sono del tutto liberi da qualunque sospetto. Chi fa questo, chi dice questo è indegno di questo cammino, perché getta zizzania, sparge veleno, e offre esca al diavolo per creare divisione. Perché sapete come funziona? Ve lo dico con tutto il cuore. Noi siamo ora otto preti, otto sacerdoti. Io posso dirvi che ho messo in guardia i miei confratelli. E un giorno abbiamo una nostra chat. Qualche settimana fa, prima di partire, quindi circa un mesetto fa, di mattina presto, dopo la mia preghiera personale, ho mandato loro un messaggio ai miei confratelli da parte della Santa Vergine, una locuzione mia, nella quale dicevo: carissimi sacerdoti, la Madonna ci rende noto attraverso di me che presto ci saranno degli infiltrati che vorranno metterci come preti l'uno contro l'altro. Non ho fatto in tempo a dirlo, temevo fossero tuoni invece lei, non ho fatto in tempo a dirlo che uno dei confratelli stranieri ha detto, sempre nella chat: donna, è vero, è già accaduto. Sono venute due persone a parlare male di lei, parlando di me. Poi un altro ha mandato un altro messaggio: anch'io testimonio, sono venuti a parlare male dell'altro sacerdote. Ma è così, guardate, è così. Lei come si chiama di nome? Graziella. Poniamo che Graziella si mette in confessione e va da Don Tizio a confessarsi. È mossa dal diavolo, non è il caso, però è per avere un nome. Dice: sa padre, ho visto Don Minutella. Psss, psss. Il don che ascolta non ci crederà. Però, capite? Il bruco è già entrato. Questa è un'ottima strategia nelle mani o nelle zampe del diavolo. E quello che dobbiamo fare,
se lo volete, ora che cresciamo di numero e di credere al progetto, chiedo qui a Verona, dove tutto è iniziato nel giugno del 2018, mi pare, chiedo a tutti voi veronesi, a tutti quelli della prima ora, una rinnovata fiducia. Abbiate fiducia in Don Minutella, non ha altro intento che portare avanti il disegno di Maria, che riguarda il piccolo Resto, il progetto in generale, piccola Nazareth, la compagnia di Maria, il polo mariano. Non ci sono altre regie, non ci sono altre soluzioni. È Don Minutella, mandato dalla Santa Vergine, che stabilisce, determina e detta i percorsi. Così hanno stabilito i sacerdoti. Non vorrei che i sacerdoti mi accreditano questa responsabilità e un paio di laici poi sottobanco preferiscono fare di testa loro, perché così funziona, che se il veleno viene sparso stupidamente o colpevolmente, non c'è niente da fare. Come vedete, c'è gente che mi contatta per mettermi in guardia, dicendo che il Veneto non è più lo stesso e che se si continua così si creeranno cellule autocefale come alcune di quelle che in passato abbiamo conosciute. Non so se sono stato chiaro. Spero di sì. Questo è quanto. Ho pensato a un'altra possibilità per cui sono stato poco bene poco fa, e cioè che il Padre Eterno voleva risparmiarvi da un'ora e mezzo di catechesi. Se mi consentite però la meditazione, che per ovvie ragioni strutturali sarà più ridotta perché non siamo al chiuso, mi dareste la possibilità di rimanere seduto perché è per me anche meglio oggi. Bene. Grazie, grazie. Grazie. Allora, adesso oggi ci tocca meditare un pochino sul brano della lavanda dei piedi col Vangelo di Giovanni. Ieri è stata una bella meditazione, l'ho visto da qualche parte Gianluca, ma adesso non lo vedo più, è stato assunto in cielo. Veramente mi congratulo con tutta l'equipe, veramente erano più di 300, no? Ecco, è anche lì un record molto bello. Allora, ieri abbiamo concluso la parte, diciamo, dei miracoli di Gesù, i cosiddetti sette segni del Vangelo di Giovanni, perché è questo che stiamo facendo andando in giro per l'Italia, cioè provare a far innamorare non tanto del Vangelo di Giovanni, ma dal messaggio che il Vangelo lancia. E qual è il messaggio? Gesù Cristo al centro. Allora, via, verità, vita. Andatevi a cercare tutti i titoli, le qualifiche nel Vangelo di Giovanni di Gesù Cristo, ed è un autoesorcismo, Via, verità, vita, luce, vita, gloria, acqua viva, pane vivo, vera vite. Io sono la risurrezione, la vita. Insomma, è veramente. Il Vangelo di Giovanni aiuta in quello. Però da oggi si entra, a partire da oggi, qui a Verona, poi anche domani ancora a Verona, e poi Torino, Milano e Trento, gli ultimi cinque incontri con oggi, sul momento della passione di Gesù. Devo farvi subito una precisazione metodologica. Supponiamo che io debba venirvi a dire una cosa importante, con tante prefazioni. Secondo voi, se ho poco tempo, cos'è che faccio subito? Vi dico la cosa più importante, no? Bene. Secondo voi, qual è la cosa più importante che i Vangeli ci raccontano? I miracoli? Sono i miracoli la cosa più importante? No. Assolutamente. La nascita? Neanche. I discorsi di Gesù? No. Lo so che è un po' questa cosa, ma è così, è provato, potete fidarvi. Non sono importanti i miracoli, non sono importanti i discorsi che Gesù fa, non è importante neanche la nascita. La prima cosa che i Vangeli mettono per iscritto è il racconto della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Egli è morto per noi, si è sacrificato sulla croce, è morto a quel modo lì. E questo è il messaggio più importante. Allora dovreste sapere, se non lo sapete, che
La stesura scritta iniziale dei Vangeli è quella della passione, cioè gli evangelisti per prima cosa hanno messo per iscritto il racconto della passione e poi dopo hanno aggiunto tutto il resto. Per esempio, se te prendi il Vangelo di Matteo, che inizia con la genealogia e poi i re magi, no? Giuseppe che vuole andare via dalla Madonna, eccetera, queste cose sono state scritte dopo. Perché prima Matteo e anche Marco e Luca e quindi Giovanni hanno messo per iscritto il racconto della passione di nostro Signore Gesù Cristo. E se c'è un Vangelo che racconta la passione di Gesù in modo teologico, anche se non trascura l'aspetto storico, è proprio il Vangelo di Giovanni. Sono stati fatti in questi ultimi decenni due film, due sequenze cinematografiche molto note. Nel 73 Zeffirelli ha prodotto Gesù di Nazareth e qualche anno fa Mel Gibson ha prodotto The Passion. Sono due film molto diversi tra di loro. E soprattutto perché Mel Gibson, che stesse lavorando sulla risurrezione, ma non si è più saputo nulla, non so se sapete, qualche tempo fa circolava notizia che era pronto il film sulla risurrezione di Gesù. Io lo aspettavo perché sulla risurrezione in genere non c'è mai stato moltissimo, ma non abbiamo più notizie. Ad ogni modo, sono molto diversi questi due film, no? Anche perché Mel Gibson si concentra sulla passione, però alcuni hanno fatto notare la di differenza tra il Gesù zeffirelliano durante la Passione e il Gesù di Gibson durante la Passione. È vero, c'è molta, molta differenza. Il Gesù che soffre nel film di Mel Gibson è sinottico, per dirla, il Gesù che soffre in Zeffirelli è giovanneo. Perché? Perché mentre nel film di Gibson è un Gesù che soffre, ma non emerge fino in fondo la dimensione divina, anzi c'è il rischio di eccedere sull'aspetto profondamente, realmente umano. Nel film di Zeffirelli, se notate, Gesù durante la passione non perde la propria solennità divina, non la perde. E questo è singolare, molto singolare. Andatevela a leggere, poi meditatela. Personalmente, la passione di Gesù inizia nel capitolo 13 di Giovanni e finisce poi il capitolo 19, capitoli 13-19. Vi accorgerete che c'è un Gesù Cristo che, piantato in faccia, deriso, flagellato, condannato a morte, percosso, umiliato, ma rimane solenne. Perché è il Figlio di Dio. Perché Giovanni vuole dire lui, Gesù, ha accettato di soffrire per noi. E c'è un episodio che più di tutti lo fa emergere questo nel Vangelo di Giovanni. Cioè nel Vangelo di Giovanni più di ogni altro emerge l'episodio decisivo che quelli che sta soffrendo è il Figlio di Dio. Vi dico qual è. Quando arrivano i soldati, il distaccamento dei soldati, dicono così, Giovanni dice che Gesù va al loro incontro e questo in Zeffirelli si vede. È una scena a dir poco straordinaria. Gesù si muove tra gli alberi d'olivo dell'orto dei Getsemani con una solennità, provato, stanco, stremato, però è figlio di Dio e quindi avanza come se fosse Dio nel giardino dell'Eden, quando passeggiava nel giardino dell'Eden. Non fugge, non prova a scappare, non cerca di sottrarsi questa volta. Ma è lui che va incontro. E nel Vangelo di Giovanni, stranamente Marco, Matteo e Luca non lo raccontano, si legge che Gesù va loro incontro e dice così: chi cercate? Lui sa che lo cercano, ma lui dice: chi cercate? Lo fa, perché adesso sentirete, è l'ultima rivelazione prima del cielo. I giudei, i soldati dicono: Gesù il Nazareno. E Gesù cosa risponde? Ego eimi in greco, che è la rivelazione di Dio, io sono. Vi ricordate l'Esodo, la rivelazione di Dio, la teofania del Sinai? Mosè dice: io sì, va bene, vado, e chi devo dire che mi manda? Tu dirai: mi manda, io sono colui che sono, anzi, letteralmente, Yeh Asher Yeh, in ebraico vuol dire: io è colui che è.
significa tutto, significa niente, cioè Dio è una presenza. Allora quando Gesù domanda ai soldati nel Vangelo di Giovanni, per capire che Giovanni sottolinea molto la dimensione divina, chi cercate? Loro rispondono, Gesù il Nazareno, Gesù risponde, sono io, ego eimi, cioè è una rivelazione, il Getsemani sta diventando il Sinai, ma c'è qualcosa di più, come Mosè si prostra a terra perché Dio gli sta parlando e allora sta con la faccia a terra, vi ricordate cosa succede ai soldati? Cascano tutti a terra. Ecco, Giovanni vuole sottolineare la dimensione divina, ma c'è un altro aspetto che vorrei dire, che secondo me torna molto attuale in preparazione ai tempi che ci attendono. E ve lo dico subito, voi sapete che, perché ve l'ho detto tante volte, ma non è roba mia, anche su questo sono stato contestato, pazienza, si vede che io sono nato per essere contestato, del resto contesto tanto, quindi ci può stare. E quando dico che il grande prelato che verrà non dovrà fare azioni particolarmente mirate, ma attirerà gli ebrei. Don Dolindo Ruotolo, riprendendo le profezie, dice che il grande prelato conquisterà il cuore degli ebrei. Bene, allora noi cominciamo a muoverci in questo orizzonte. Oggi devo dirvi una cosa che deve essere chiara per tutti, nodici del piccolo resto, e seguitemi con molta attenzione. Quando Ponzio Pilato domanda, e questo anche nel Vangelo di Giovanni, mi sto riferendo a Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, ha scritto il libro Gesù di Nazareth, è l'unico o uno dei pochi episodi in cui è entrato in contrasto con von Balthasar, perché von Balthasar non era d'accordo con quello che adesso sto per dirvi, e mi dispiace anche a me perché io non sono d'accordo con von Balthasar, una volta tanto mi schiero con Joseph Ratzinger, perché c'ha ragione, ve lo sto dicendo. Pilato domanda, chi volete che vi lasci libero, Gesù o Barabba? Essi allora urlarono Barabba. Il Vangelo dice che a gridare che vogliono Barabba libero e che vogliono Gesù in croce sono i giudei, non quindi gli ebrei, i giudei. Voi direte, padre, che cosa vuoi dire? Ve lo spiega Joseph Ratzinger, che non a caso è il precursore del grande prelato, perché lui ha già gettato tutte le percorrenze da seguire. Papa Benedetto dice che i giudei che condannano a morte Gesù, che gridano che lo vogliono morto, non è il popolo ebraico in quanto tale. Nel Vangelo, giudei sono, vedete bene, i capi del popolo, che è un'altra cosa. È come se il governo italiano decide di, che ne so io, una follia, mettere al suolo il Colosseo, beh, follia, vabbè, diciamo tutto può accadere. Il governo italiano stabilisce, radiamo al suolo il Colosseo, oppure visto che siamo a Verona, l'Arena di Verona. Perché? Dobbiamo costruire un palazzo per la finanza. Allora i francesi, gli spagnoli, i tedeschi scriveranno, gli italiani distruggono la loro storia. Sono stati gli italiani o sono stati i capi del governo? Anche se ovviamente passerà per quello che sono stati gli italiani. Allora è importante che noi capiamo, per togliere da noi questo risentimento millenario, che gli ebrei sono deicidi, no? Deici, cioè che hanno ucciso Dio, che hanno messo a morte Gesù Cristo. A mettere a morte Gesù Cristo sono stati i capi del popolo. Ci vuole uno sguardo nuovo verso gli ebrei. Non mi riferisco alle famiglie, alle oligarchie, mi capite, dei banchieri. Quelli sono diavoli sulla terra, sono esattamente loro che stanno procurando il male, nel nostro tempo. Mi riferisco al popolo ebraico, alla gente come noi, che è ebrea e non ha alcuna colpa per esserlo. Gli ebrei, Gesù era ebreo, Maria era ebrea. Io so quello che adesso mi attira oggi. Oggi è la giornata che chissà da quando ho iniziato a parlare fino ad ora che cosa viene fuori poi. Ma Gesù era ebreo o no? Maria era ebrea o no? Ma San Giuseppe che cos'era? Ma San Paolo e San Pietro e gli apostoli? Allora, scusate,
Il gioco al limite vale la candela, voglio dire, sì, l'hanno messo a morte, i capi però, erano i capi che lo volevano morto, e questo è molto importante da capire. E allora Giovanni però fa un'ouverture della passione inaspettata, perché non passa subito a raccontare dell'orto degli ulivi, dell'agonia nel Getsemani, no, ma come inizia Giovanni il racconto della passione? Con un gesto inaspettato, insolito, lì per lì. Inspiegabile, la cosiddetta lavanda dei piedi. Leggiamo il testo e poi soltanto qualche considerazione. Siamo al capitolo 13, vi dicevo che il racconto della passione inizia proprio col capitolo 13. I versetti sono 1-20, leggiamo il brano perché sempre la lettura aiuta moltissimo. Ah, a tal riguardo volevo dirvi che è una cosa molto bella commentare il Vangelo con voi. Dico con voi del piccolo resto cattolico, capisco quello che diceva San Gregorio Magno, il grande papa romano, che quando lo elessero scappò via, lo sapete, si nascose in cantina. Gregorio Magno diceva: Scrittura crescet cum legente. Oppure Scrittura crescet cum legentibus, cioè la scrittura, la parola di Dio. Quando la studi da solo, è un'esperienza che io sto vivendo in questi giorni. Hai ma quando la leggi con gli altri, io in verità devo dirvi che ho messo per iscritto, come avete visto, tanti fogli, ma poi non so se ve ne sarete accorti nelle dirette, ma chi segue quelle tracce? Proprio ieri praticamente mi sono lasciato andare perché lo Spirito Santo, quando leggiamo insieme la parola di Dio, ci illumina particolarmente per il nostro presente. Non è una luce del passato da museo archeologico, la parola di Dio, ma è luce, dice la parola stessa, sui nostri passi. Vi ricordo che la Chiesa ha a cuore non solo l'Eucaristia, ma anche la parola. Certo, non nello stesso modo, perché l'Eucaristia è la presenza reale.
lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro, non mi laverai mai i piedi. Gli rispose Gesù, se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo, e voi siete mondi, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse, non tutti siete mondi. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro, sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura, colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Questo è il testo della lavanda dei piedi, lo racconta solo Giovanni. E un ulteriore approfondimento lo potrete trovare, per chi volesse, nel mio libro Li amò sino alla fine, che è uno di quelli a cui sono più legato, il commento alla passione, ai Vangeli della passione di Gesù, c'è proprio il capitolo sulla lavanda dei piedi, poi personalmente potrete leggerlo. Io faccio una breve sintesi. Anzitutto, Giovanni non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, è qualcosa di imbarazzante, perché Marco, Matteo e Luca si soffermano, come era giusto, sul momento in cui Gesù, nell'ultima cena, il Giovedì Santo, istituisce il sacramento del suo corpo e del suo sangue. Giovanni non ne parla. E ciò che è singolare è che al capitolo 6, però lui, l'abbiamo visto nell'incontro a Bari, c'è il capitolo 6 che è il discorso eucaristico di Gesù. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, Gesù dice in Giovanni al capitolo 6. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Bene, allora, però adesso Giovanni, raccontaci però com'è andata. Non lo fa. E ancora oggi gli studiosi si domandano, ma come mai Giovanni non racconta l'istituzione dell'Eucaristia? Probabilmente, miei cari figlioli, Giovanni non lo fa perché lui scrive il Vangelo quando già circolavano i sinottici, Marco, Matteo e Luca, che lo raccontano nei dettagli. Allora lui aggiunge, omette quello per aggiungere invece l'episodio, niente affatto marginale, della lavanda dei piedi, capite? Il gesto della lavanda dei piedi è situato in un versetto che fa la differenza. Dice Giovanni, attacca così il racconto della passione. Gesù, avendo amato i suoi che è il mondo, come conclude? Che è il titolo del libro che io ho scritto. Li amò sino alla fine. Ma che significa sino alla fine? Nel testo greco si dice eis telos, cioè verso, fino alla fine, si traduce letteralmente dal greco così, verso il compimento. Allora non è verso la fine come l'abbiamo noi, ognuna di noi la fine, ognuno di noi ha una sua fine, ed è vero che ci sono persone che quando sentono che arriva la fine danno sempre il meglio di sé, qualcuno anche peggio, ma in genere il meglio. Ma non è in questo senso che Giovanni lo intende. E allora come lo intende? In quel modo lì, verso il compimento, Gesù sa qual è la missione che deve compiere, sa che deve andare a morire in croce. Lo dico perché tante volte l'ho ribadito, la teologia modernista che bevono i seminaristi che domani saranno parroci nelle parrocchie insegna che Gesù non si aspettava di morire,
che lui pensava essere impossibile questo, perché Dio era con lui. Per questo grida: perché mi hai abbandonato? Guardate che questa è una lettura del tutto luciferina. L'idea che Gesù non si aspettasse di morire in croce, che era sosta e che è stato solo un incidente di percorso, contraddice apertamente il Vangelo di Giovanni. Gesù sa qual è il compimento, la croce. Allora, avendo amato i suoi nel mondo, non è che in quel momento lì a un certo punto dice: ma a me chi me lo fa fare? No, come io poco fa ho detto, a dire il vero, mi smentisco clamorosamente. No, beh, ma questo mi dice che anche io sono un povero Cristo. No, chi me lo fa fare? Ma qui dicono che io mi faccio i soldi, qui circola voce che c'è gente che non vuol dare più aiuto e si vogliono creare realtà alternative. Ma a me chi me lo fa fare? Qui devo governare io, non volete che io lo faccia? Beh, arrangiatevi, io mi faccio la mia strada giù in Sicilia, chi vuol venire viene lì. Capito? È umano questo. Ma Gesù non pensa così. Proprio mentre c'è Giuda che lo sta tradendo, l'ha già venduto, eh? Aspetta solo il momento. Non deve essere stato facile per Gesù. Io ho conosciuto diversi tradimenti di percorso col piccolo Resto, alcuni clamorosi, chi può capisca. È doloroso il tradimento, è un morire, si muore, si muore. Se non si ferma il cuore perché hai ancora qualcosa da fare, ma si muore. È un dolore che ti entra nell'anima. E Gesù sa che c'è Giuda che lo deve tradire. Gli apostoli poi non ne stanno capendo proprio niente, meno che meno Pietro. Gesù è solo, ma poi c'è sua madre, ma non la deve avere accanto. È l'agnello di Dio. Qui tollit peccata mundi, no che toglie. Non è tollere, non è togliere, è prendere, assumere. Gesù deve avere il respiro corto di chi sa che sta andando a morire. Non è una passeggiata quella di Gesù, come non è la nostra, quella di ognuno di noi. È pallido. Dice Maria Valtorta, sembra già anziano. Ma c'è un compimento. Allora dice Giovanni, li ama. Capite il messaggio? Ma li ama eis telos in greco, fino al compimento, cioè fino alla croce. E questo è tanto vero, guardate che bello, tutto è trovato, trovate nel mio libro. E questo è tanto vero che l'ultima parola che Gesù pronuncia sulla croce nel Vangelo di Giovanni, qual è? Vediamo chi di voi me lo dice. Tutto è compiuto. Tetelestai in greco riprende il verbo da cui viene telos. Allora, la passione inizia col dire che Gesù ama i suoi fino al quinto. La passione in Giovanni si conclude col dire il compimento è arrivato, sto morendo per tutti voi. Non lo trovate stupefacente? L'amore di Gesù. L'amore è disarmante, ma è anche tremendo. Perché quando uno ama, disarma chi ha il cuore buono, chi ha il cuore puro, chi ha il cuore sincero. Ma quando uno ama veramente, e come dire, attiva in chi ha il cuore ipocrita, falso, Gesù parla di quello, no? I farisei, il cuore menzognero, il cuore oscuro, attiva la rabbia, l'odio, qualcosa di misterioso. C'è gente che non conosce l'amore, ma noi dobbiamo avere chiaro che Gesù ci ha amato per primo. Questo San Paolo lo dice di continuo. Non dobbiamo fare nessun sforzo, nessunissimo, se non uno solo, ma ci riesce così difficile lasciarci amare. Figliuolo, lasciati amare. Come dice la canzone, per ora sono molto ispirato con le canzoni. Come dice la canzone, tutto il resto è noia. Lasciati amare. Questo devi fare. Lasciati amare, ha fatto tutto lui. Ma allora io ti metti lì, non devi fare niente. No, perché c'è il rischio che se fai qualcosa perdi di vista l'essenziale che sei amato e che sei salvo perché ti ha amato mentre eri peccatore. No? Prendete il caso di Don Minutella, potrebbe bersi il cervello qualche volta, no? Da quest'altro versante, no? Allora adesso c'è tutta questa gente, finalmente così, io ho fatto, io realizzo, io procuro. E c'è il rischio di perdere di vista da dove sono partito e chi sono veramente.
Quando noi prendiamo come punto di partenza che Gesù ci ama, noi, fiori cari, siamo al sicuro. Questo è il presupposto, lasciarci amare, non dobbiamo fare altro. Gesù lo dice, chi mi ama osserva i miei comandamenti. Non è semplice, però se ami il Signore o più, se ti fai amare, e questo è provato anche dalla psicologia del profondo, dalla storia della psicanalisi, quelle cose lì, cioè tutti i traumi che noi ci portiamo appresso sono dovuti al bisogno di sentirci amati e di non essere amati. Gesù ci ama. Ripetitelo qualche volta, lo dico anche agli uomini. Quando sei disperato, quando le cose vanno male, quando sei provato, Gesù, tu mi ami. Io ho sperimentato una cosa che funziona, me l'ha insegnata un esorcista. Mi diceva, guarda, quando vengono persone che ti stanno antipatiche, ti danno fastidio, tu in cuor tuo dici, Gesù, tra me e lui, o tra me e lei, o tra me e loro ci sei tu. Funziona. Se ne vanno. Davvero dico. Quindi se venite a salutarmi e vedete che io mi concentro, preoccupatevi. L'amore di Gesù ci avvolge. E allora Giovanni dice che mentre stanno cenando, è l'ultima cena già? È l'ultima cena? No, non è ancora l'ultima cena. E che cos'è? È la cena ebraica. Naturalmente non ho il tempo di spiegarvi che nel contesto lì ci sarebbe stato il passaggio, ma Ratzinger non è convinto di questo, nel mio libro ne parlo, il passaggio dalla cena ebraica, l'agnello, no? Quelle cose lì che sapete, all'ultima cena. Comunque sia, mentre cenano, Giuda Iscariota, dice Giovanni, il diavolo gli ha messo in cuore di tradire Gesù. Gesù si alza da tavola. È lui il capo, è lui il capofamiglia, insomma, la figura più importante di quella cena. Mai ci si alza. Il più importante non si alza da tavola. E voi immaginatevi una cena con il re Carlo III, che ci sono tutti i dignitari di corte, ci sono tutti gli ambasciatori per la cena, per il gala dell'incoronazione dal re, dopo la morte della sua mamma, Elisabetta II, e vengono anche a Buckingham Palace per la cena, vengono anche, che ne so io, i re, le monarchie varie, tutti seduti in un tavolo immenso. Immaginatevi voi il re Carlo che si alza da tavola e va a prendere i tramezzini e comincia a servirli alla gente. Vi pare possibile questo? No, è chiaro che no. Sarebbe solo una scena grottesca. Impossibile che il re Carlo si alzi per andare a prendere i tramezzini o i popcorn o le patatine e passarle al re Abdullah, che ne so io. No, il re sta seduto, viene servito. Il re a tavola chi è? Nostro Signore Gesù Cristo, ma lui invece si alza. Perché il re, è subito chiaro il messaggio, si fa cosa? Si fa? Ripetiamolo insieme, questo è il messaggio, perché il re si fa servo. Servo per amore. Allora non c'è solo il contenuto, anche, ma non prima di tutto, il contenuto della diaconia, del servizio agli altri, l'amore al prossimo, certo che sì, ma c'è un messaggio teologico molto importante, è la kenosis, il figlio di Dio che si spoglia, come San Paolo dirà nella lettera ai Filippesi, Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non si considerò superiore, ma umiliò se stesso. Giovanni lo dice in altri modi. Venuta l'ora della cena, si alzò da tavola. È la stessa cosa. Mi capite? E vuole dire la stessa cosa, perché il re non si alza da tavola. Ma il re si fa servo per amore. Secondo gesto, depone le vesti. Un gesto, anche questo, c'è un crescendo imbarazzante dei gesti. Depone le vesti. Che significa depone le vesti? Significa la kenosis. Significa l'umiliazione della croce. Gesù sulla croce è vestito? No. A malapena, sta cominciando a piovere, a malapena fanno in tempo a
Io ho chiesto alla Madonna che non piovesse, e ci sta accontentando fino a un buon punto, poi dice, vabbè, fiori cari, però non esageria, oppure vuole dire, però tu non vuoi parlare. Però io l'ho pregata, come si viene al Polo Mariano non può esserci. Allora, Gesù sulla croce com'è vestito? Guardiamo, nudo. Ha fatto appena in tempo a mettersi. No, a mettersi, a me, hanno fatto appena in tempo a mettergli il panno nelle parti intime, perché la Madonna, vederlo nudo, si è proprio addolorata. Lo racconta Caterina Emmerich, che allora lei ha pregato Dio Padre, e Dio Padre ha suscitato la pietà di un ebreo che ha offerto un panno, e così Gesù, poco prima di essere inchiodato, ha fatto in tempo almeno a coprirsi le parti intime. Michelangelo ha rappresentato un famosissimo crocifisso che si trova a Firenze, in cui Gesù è nudo, completamente nudo, ma il messaggio è quello: si alza da tavola. Quindi allora Giovanni, con la lavanda dei piedi, sta parlando della umiliazione di Gesù, la kenosis, capite? Cioè Gesù si spoglia per amor nostro. Depone le vesti. Tra l'altro, nelle culture orientali e non solo, soprattutto per il maschio, perdere le vesti, essere spogliato nudo, significava non sei più nulla a livello pubblico. Quando un maschio veniva spogliato nudo, davanti agli altri, non la donna, l'uomo, significava sei una cosa inutile, non servi a niente, sei arrivato al livello più ignominioso che si possa immaginare. Capite? Gesù accetta quello. Incredibile. Allora vedete che questi sette verbi sono verbi che raccontano una disponibilità di Gesù a salvarci. Chi di noi presumerà ancora di se stesso? Chi di noi non andrà a confessarsi del peccato di orgoglio, di supponenza, di amor proprio? Facciamo valere quello che siamo, quello che... Terzo verbo, prende un asciugatoio. Che cos'è questo asciugatoio? Asciugatoio è quello che Gesù si mette attorno ai fianchi, vero? Per appunto lavare i piedi agli apostoli, e indica un appello alla vigilanza. Vi ricordate che nel brano del discorso escatologico Gesù dice: siate pronti con le lucerne accese e i fianchi cinti. Quindi Gesù sta dicendo che si fa servo per noi e noi dobbiamo essere vigilanti di cogliere fino in fondo il gesto, perché può succedere, soprattutto oggi, che siamo eredi del modernismo, del liberalismo teologico, di perdere di vista del tutto quello che il Signore ha fatto per noi. E così si perde anche la vigilanza. Bene, se lo cinge attorno alla vita, poi versa dell'acqua nel catino e comincia a lavare i piedi degli apostoli. Dico, immaginatevi Gesù che sta lì, un silenzio di tomba, gli apostoli si stanno guardando e dicono: ma che cosa sta facendo? Ma è forse uscito fuori di testa. Nella cultura ebraica i piedi venivano lavati ai signori, cioè io Gesù mi faccio servo per rendere te signore. È la regalità che ci viene data col battesimo e che noi col peccato deprezziamo. Una grande regalità, ma dirò di più. Nella cultura ebraica i piedi li lavavano le donne agli uomini, al marito quando andavano spose, al padre quando erano ancora in casa. Questa cosa non si vuol sentir dire perché c'è il 68, ma le donne lo facevano volentieri se c'era l'amore,
Era un gesto d'amore quando il marito tornava dai campi o dal lavoro e non c'erano né le geox né altro. E prima di entrare in casa, anche perché aveva passato la cera, aveva passato lo straccio e poi sì. Allora, fermati che ci penso io. Lavavano i piedi al marito. Questo nelle famiglie come le nostre, medio borghesi. Nelle famiglie altolocate, invece, erano i servi che lavavano all'ingresso di casa i piedi al padrone. Allora Gesù sta dicendo, ma vi rendete conto di quale profondità ha questo testo? Io non dico tutto questo nel mio libro, se no lo scriverò enciclopedia, ma la riprenderò questa catechesi, perché mi sembra molto importante cogliere la profondità. Allora Gesù ti sta dicendo, entra pure nella casa del Padre mio, entra nel regno dei cieli, tu sei il Signore e io ti lavo i piedi. Cioè mi faccio servo, solo facendomi servo tu puoi entrare in casa, nella casa del Padre. E lava uno per uno i piedi e li asciuga con l'asciugatoio di cui si era cinto. Viene da Simon Pietro. Non so a che momento si sarà situato Pietro, forse all'inizio, forse alla fine. Non ve lo so dire, non c'è scritto, però è sempre bello Pietro, non so, veramente Pietro ci commuove sempre, è uno che non sa star zitto, e le piglia però, eh. Allora immaginate questa scena così del tutto lovely, arriva da Pietro, Gesù prende il catino, si inginocchia e Gesù e Pietro gli dice, Signore, che stai facendo? Ti è saltato di testa il cervello? Hai perso Gesù? Ora, calmati. E Gesù gli dice, quello che io faccio, tu ora non lo capisci, capirai dopo. Quando dopo Pentecoste ti darò lo Spirito Santo e tu andrai a servire i miei fratelli. E tu morirai a te stesso e ti piegherai sugli altri perché gli altri abbiano la vita eterna. Tu ti farai come me servo per amore. Quanti uomini e quante donne si sono fatti servi per amore come Gesù e sulla base dell'esempio di Gesù. Non lo capisci ora, lo capirai dopo. Pietro avrebbe potuto star zitto in quel momento, invece replica. Gli disse Simon Pietro, non mi laverai mai i piedi. Qui dobbiamo vedere l'opposizione della nostra logica umana alla logica di Dio. Dice Joseph Ratzinger, Pietro è la quintessenza della logica umana che non accetta la logica della croce, la logica del servizio. Qual è la logica umana? Via Fioricari, diciamoci la verità, non facciamo gli... Qual è la logica umana? Morse tua, vita mea, si salvi chi può. No? In siciliano c'è un'espressione molto simpatica che io qualche volta simpaticamente adopero quando non so trovare una soluzione. Allora, le persone, i collaboratori, padre, c'è questa cosa, c'era questa persona qui che ha bisogno di questo, me lo sento dire una volta, poi un'altra volta, poi un'altra volta ancora. Poi, siccome non trovo la soluzione, dico saspirugia iddu. Saspirugia iddu è intraducibile in italiano. Saspirugia iddu significa in qualche maniera affari suoi. Che ci posso fare io? Capito? Questa è la nostra logica. Prima io, e qualche volta questo succede in famiglia. Prima io, il mio interesse, il marito verso la moglie, il figlio verso il padre. Perché quel marito che lo fa con la moglie lo subisce dal figlio, per esempio. È incredibile questa cosa. Invece in famiglia dovrebbe essere una corsa al darsi reciprocamente, no? Al morire a se stessi. E una volta mi ricordo che dissi
cari mariti, le donne sono sempre più, quando diventano mamme, si sacrificano. E almeno andate a gettare voi la sera la spazzatura, la differenziata, che fa freddo così. Con la... Oh, poi l'indomani è venuto un signore che voleva confessarsi, ho detto, prego, mi dica, padre, sono morto. Perché voleva dire, siccome ho detto, morite a voi stessi, andate a gettare la spazzatura. Allora, poveraccio, non gli è riuscito bene di dirlo. E mi ha detto, padre, sono morto ieri sera. Voleva dire, ho messo in atto quello che lei voleva dire. Ecco. A me è successo anche di peggio, l'ho raccontato altre volte, ero parroco nella mia prima parrocchia e avevo creato un oratorio con quattro spiccioli, volevo portare questi ragazzi, io non so, veramente ho sempre fatto un'enorme fatica, ma queste sono le opere di Dio. Il Signore accompagna il progetto e non ti fa mancare nulla, però ti fa stare sempre lì ed è giusto che sia così, è giusto, affinché tu non ti senti mai al sicuro. E allora io volevo portare questi bambini a fare un'esperienza, le 6 meno 10, a fare un'esperienza in orato, con l'oratorio, una gita, ma non avevo i soldi. Ho parlato dall'altare, ho detto, cari parrocchiani, ho questi fanciulli di catechismo, vorrei andare con loro, che ne so io, a Piano Battaglia, insomma, in una zona di montagna, a fare una gita con loro. Se qualcuno potesse aiutarci, qualcuno si è interessato e ha chiamato un responsabile di pullman, e poi lui ce l'ha regalato il pullman quel giorno lì. Allora io, che siccome è giusto ringraziare, ho telefonato al responsabile del pullman. Ero giovanissimo, avevo 27 anni, figuratevi voi, mi è uscita malissimo la cosa che volevo dire. Cioè io volevo dire grazie, il Signore la ricompensi, ma è uscita male, ho detto grazie, quando lei morirà, il Signore, quello mi ha detto, ma quale morire, morire non le do neanche i pullman. Ho perso pure il pullman per aver ricordato a quel signore che un giorno avrebbe ricevuto la ricompensa. Ma noi siamo fatti così, dobbiamo sopravvivere a tutti i costi. Io al centro. E Pietro, siamo Pietro, Signore, non mi laverai mai i piedi, significa vamme, dico il rosario, leggo il Vangelo, però Signore, quello che tu mi proponi è troppo, decido io cosa fare e come fare. Non mi laverai mai i piedi. È un Non so se riesco, è opposizione alla logica di Dio, che certo è impegnativa, la logica di Dio, però che bella la logica di Dio. Conoscete la storia di Santa Elisabetta d'Ungheria? È morta questa giovane regina a 24 anni, era una santa, francescana si è fatta. Il marito muore, non mi ricordo il nome, forse Ludovico, ma potrei sbagliarmi. Ludovico. Muore in guerra in una delle crociate per andare in crociata e il suocero che la odiava perché pregava, lei aveva già 3 bambini, la getta fuori di casa nei giorni che precedono il Natale. La regina si ritrova per strada con i 3 bambini. Andare, la regina. E che fare? E finalmente camminando e chiedendo ad essere ammanca, trovano una stalla. Guardate che bello, bambini miei. Questa sera celebreremo Natale. Staremo nella stalla come nostro Signore. Chi ama Gesù non si perde mai d'animo. Oppure qualche volta sì, come Don Minutella, ma poi si riprende. Chi ama Gesù scopre la legge misteriosa e tremenda dell'amore, ti doni e basta, lasci fare a Dio. E l'altro episodio che vorrei citare è San Giovanni della Croce, grande mistico, non so chi di voi lo conosce, spagnolo del XVI secolo, che con Santa Teresa d'Avila aveva avviato la riforma del Carmelo in Spagna e poi in tutta Europa. E quando lui era ormai avanti negli anni, ma non molto vecchio, si ammala, fanno il capitolo generale. Lui aveva fondato l'ordine religioso, lui aveva fondato l'ordine religioso. E si riuniscono, lui è lì, il fondatore è lì, e viene eletto il superiore generale, non è lui. Ma era normale che dovesse essere fatto lui, no? Era il fondatore, non lo eleggono. Poi vengono eletti i vice superiori e lui non c'è. Poi vengono eletti i superiori dei posti delle province e lui non c'è. Poi vengono eletti i superiori dei conventi e lui non c'è. Lo spediscono
quelli che lui aveva fondato in un monastero sperduto dell'Andalusia, dimenticato da tutti. E allora una figlia spirituale che lo amava non le regge questa idea che lui venga così umiliato, gli scrive: ma padre Giovanni, ma questo non è giusto, ma non è corretto, ma così e colà. E lui risponde: figlia mia, impariamo da Gesù. Dove manca amore, metti amore, raccoglierai amore. Sempre questo gesto sui piedi degli apostoli deve farci riflettere. Io concludo qui perché non posso andare oltre. Adesso chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti a interiorizzare questo brano e a farlo nostro. Impariamo il servizio, impariamo il dono di noi stessi. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. L'egoismo è un cancro dell'anima. Chi è egoista è sempre insoddisfatto. Chi è egoista è ammalato del peggior male, del peggior malanno, della peggior patologia, che è quella di una continua insoddisfazione perché l'io è al centro, fagocita tutto e tutti alla fine si autofagocita. C'è quella malattia lì, immunodepressiva, come si chiama quella roba lì, che c'è una sorta di come dire, se le cellule si automangiano, no? Come dire, ecco, l'egoismo è questo. Capito? L'egoismo è proprio questo, è una malattia che mangia se stesso. L'egoismo ti autodivora perché non sei mai felice, non sei mai. Invece quando doni, quando ti dai agli altri, soprattutto, ho concluso, quando la ricompensa non ti arriva dagli uomini, quando tu te l'aspetti, dal marito, la moglie, i figli, i genitori, i parenti, gli amici, le persone care, i fedeli, i parrocchiani, eccetera. Quando non ti arriva, anzi, anziché la gratitudine, ti arriva il deprezzamento, allora lì sei beato. Dice San Francesco d'Assisi, perfetta letizia, perché sai che Gesù ha vissuto quello e ti unisci a Gesù. Impariamo a piegarci sugli altri, non stiamo in piedi, mettiamoci in ginocchio. Concludo con una battuta simpatica che faceva Monsignor Bommarito, che è un vescovo che ho conosciuto e frequentato, è morto da qualche tempo. Lui raccontava che una volta un predicatore santo in una parrocchia a predicare le 40 ore e convertì tutto il paese. Cioè, tutto il paese in chiesa. Come era lui, che era l'ultimo giorno, lui cominciò a dire dal pulpito: e adesso tutti in ginocchio, chiedendo perdono insieme al Signore dei nostri peccati, tutti in ginocchio. Allora il sindaco pure in ginocchio, il brigadiere, il maresciallo in ginocchio, tutti in ginocchio. Uno in fondo alla chiesa era rimasto in piedi. Allora che il predicatore lo guarda e si incuriosisce. Interrompe la focosa predicazione e si rivolge a quel tale che era l'unico rimasto in piedi e gli dice, per fargli capire per sapere il motivo per cui non si era inginocchiato, gli chiede: comunismo? Dice: no. Illuminismo? No. Socialismo? No. E chi è? E quello dal fondo risponde: reumatismo. Ma noi anche qua. Noi dobbiamo imparare a stare in ginocchio, ma certo senza esagerare, come Bergoglio che si è gettato ai piedi di quel capo musulmano che ancora è traumatizzato, non riesce a darsi ragione di quel gesto. Non è questo che il Signore ci chiede, naturalmente, è nel concreto. Non servono a niente quei gesti quando poi imponi un regime, perché quello che stiamo vivendo, non noi, grazie a Dio, ma che vivono nella falsa chiesa, è un regime vero e proprio. Ma noi non dobbiamo che vivere del regime del Vangelo, del regime dell'amore. Su via, fiori cari, è sempre il momento di ricominciare, va bene? Sempre chiediamo perdono adesso di tutte le volte che abbiamo vissuto per noi stessi l'egoismo, l'amore proprio, ma impariamo a donarci. Sempre, se se ne accorgono, ci abbracciano e ci benedicono, bene. Se non se ne accorgono, Dio però vede tutto e non ti farà mancare la ricompensa già da subito. Quella gioia nel cuore di chi si spende per amore è una gioia immensa. Alla tristezza, all'insoddisfazione dell'egoismo, subentra la gioia del dono di sé, come Gesù che da re si è fatto servo. Sia lodato Gesù Cristo.